Devo aver registrato tre ore, mi sono accorta che stava tutta a cuore. My... Abbiamo aggiustato anche il tiro con la, la fotocamera perché qui era coperta buona fine anno buona fine anno buon fine anno gli errori li lasciamo non tagliamo che così genuini genuini vabbè comunque bando alle ciance io vorrei fare gli auguri un po' diversi dal solito perché diversi ci sono due ragioni gli auguri sono eh, per prima eh, cosa gli auguri sono estesi Uh, a tutti sì ma in particolar modo li voglio fare ai dimenticati perché no in passato dimenticati anche da me e due perché non mi sono messa niente di rosso nemmeno il rossetto niente di niente un, uh, al contrario di come faccio gli altri anni perché raga ho appena finito di lavorare ma devo fare un sacco di commissioni prima insomma che chiudano i negozi quindi ora devo andare a casa devo fare una doccia Mm. Solo l'ha detta per quanto riguarda casa e non Brian, perché devo fare la spesa pure per Brian, l'ha detta ai cannoli siciliani. Quindi, Chiara in quel negozio dove. Cioè, Sei andata a Roma, no? È ovvio andare a visitare una pasticceria eh, siciliana. Ma mi manna i cannolo no? Boh. Cioè, non c'è più rispetto tra colleghi. Comunque non ci siamo scambiati nemmeno il panettone quest'anno. E' beh lo faremo. Comunque al di là dello scherzo devo prendere cannoli siciliani tra le altre cose che devo fare ma devo salire prima a casa tra l'altro io volevo fare queste commissioni prima della doccia prima per prepara di prepararmi per stasera e comunque a dare, eh, a dare gli auguri ai colleghi ci dobbiamo vedere tutti quanti insieme ma non ho soldi con me quindi devo comunque salire a casa come una cretina stamattina ho svuotato il portafoglio io ho il vizio di svuotarlo perché dico almeno se lo perdo non ho pure i soldi dentro però credetemi credetemi lo sapete meglio di me che forse è meglio perdere soldi e non i documenti specialmente io che dietro porto anche i documenti di Brian vabbè boh, manda alle ciance gli auguri gli auguri li faccio a tutti sicuramente come faccio in tutti gli anni ai miei amici quest'anno eh, sono stati stupendi e preziosi quelli ritrovati ancora meglio ci sono un sacco di nomi che potrei fare ma dimenticherei senz'altro qualcuno e tutti quelli che ho dimenticato dopo diventerebbero nemici no, non, non conviene quest'anno iniziamolo bene cioè chiudiamolo bene per iniziarlo alla grande quindi auguri a tutti voi amici nella vita reale amici che ho conosciuto tramite virtuale che poi sono diventati amici reali quelli che ho da una vita, quelli ritrovati appunto, ma anche quelli nuovi. Ed è sono stati parecchi, amici del canale e amici, mh, ripeto, che tramite il canale poi siamo diventati pure amici reali. Qualcuno sta entrando. Vedete che all'improvviso? È, è mio padre che sta entrando nel garage. No? Adoro, sta andando a prendere lui cannoli. Adoro. Comunque, aggiustiamo un attimo qua. Ehm... Um auguri mh, agli utenti, quelli che mi sono sempre stati vicini vicino vicina quelli che si sono allontanati e sono ritornati quelli che si sono allontanati e non sono tornati più io potrei vedere fare il video di questa pazza ah, oh, dovresti un attimo essere abituata eh, auguri agli utenti. poi gli auguri ehm, alle persone che conosco eh, dal vivo mh, che non sono amici ma ho conosciuto delle realtà qui a Melito che mi hanno lasciato senza parole uh, un sacco di volte voi sapete perché non vi parlo della mia vita reale almeno non più non tutta ecco uh, però uh, abbiamo un sacco di progetti in canna qui a Melito uh, io e amici Uh, progetti per disabili e progetti per uh, i dimenticati di Melito. Purtroppo possiamo fare nel nostro piccolo qualcosa per, i, per le persone di Melito, del mio paese, ma uh, quando sono scesa in strada per aiutare con gli angeli di Napoli, se vi ricordate, fece anche un vlog, ho scoperto delle cose che. Uh, Avrei dovuto comunque sapere, pensare che esistessero, ma quando le vedi dal vivo, ragà, pensa a quanto sei fortunata. Mo adesso nel mio piccolo uh, sto cercando di dare una mano anche qui a Melito. Oramai è da due anni, da quando è iniziata la situazione COVID. Quindi, qualcosa di buono il COVID l'ha fatto, molto poco, ma delle persone ehm, si sono svegliate dal proprio agio e hanno iniziato a pensare a chi eh, non dico chi non ha agio ma a chi non è agiato insomma non è benestante chi non, perché a noi non manca niente ma pensare proprio a persone che eh, cioè, a Natale non peggio un panettone perché a, Nap a, a, a Natale a tut in tutti i giorni loro non hanno proprio niente da mettere a tavola ecco e ci ha svegliati un po'. Quindi, eh, noi cerchiamo di non addormentarci più su certe realtà e i miei auguri vanno a loro anche perché, parecchi di loro, alcuni eh, pochi già sapevano del mio canale quando mi hanno conosciuta mi riconobbero come la regina bastarda, alcuni invece l'hanno scoperto dopo. Tra l'altro, la maggior parte di loro, la maggior parte di loro, il 95% di queste persone disagiate non ha nemmeno il telefonino. Stiamo parlando proprio di persone che il 95% delle persone che noi aiutiamo stanno proprio per strada. Quest'anno eh, io, la mia famiglia ci siamo eh, privati. Non lo dico per fare la spaccona, però perché per mia mamma mia mamma è costato. E, ed è stato il COVID che ci ha svegliato a fare queste cose. Cioè, mia mamma ha dato via coperte trapunte di mio padre quando era piccolino. Perché gliele ha date mia nonna, praticamente, sua suocera. Eh, tra l'altro, non so nemmeno se mio padre lo sa o no. <ride> Abbiamo dato indumenti di mio nonno che avevamo conservato gelosamente ma raga mio nonno non fanno niente più mio nonno è elevato mio nonno eh, è la persona che protegge mia figlia e quindi non, non hanno bisogno di beni materiali invece abbiamo fatto il bene di lui ha fatto il bene di una persona tra l'altro gli somiglia pure che può indossare le sue cose può eh, questo natale, sta, natale stare caldo tra l'altro questa è proprio una persona che sta per strada quindi eh, poi vabbè si sono trovate eh, si è trovato il modo per farli mh, passare sia sì, il Natale passeranno anche stasera però non al, in, a mezzanotte raga, alle 8 faranno una sorta di cenone con la distanza, vabbè, un bordello perché col covid è vero che ci siamo svegliati dal sonno, abbiamo conosciuto certe realtà ma certe cose non si possono fare come tipo a Napoli, non so se sapete, se l'avete mai visto in tv ogni anno si fa il cenone nella galleria Umberto I la galleria che vi faccio sempre vedere nel periodo natalizio tutti i clochard passano lì e hanno il cibo gratis fanno il cenone gratis però lo fanno alle 8 di sera, adesso le realtà si sono un attimo um, modifica modificate a misura di Covid. La morte sociale. Ecco, anche a loro i miei auguri, a chi ha vissuto questa morte sociale. Io credo che un pochetto tutti quanti l'abbiamo vissuta. Io, per esempio, non vedo mio zio, quello che avete visto in un blog. Che ho parlato tramite videochiamata non vedo mio zio da tre anni, perché da quando c'è il Covid? Da Genova, quando fa il pensiero di poter venire il Covid, la prima, la seconda, la terza, la quarta allata e non è venuto più. Mio zio, i miei cugini non li vedo più da molti anni. Eh, una, un, un pochetto di morte sociale l'abbiamo vissuta tutti, però gli auguri vanno a chi. La morte sociale l'ha vissuta nel peggior modo. Uh, gente specialmente che nel prim nella prima ondata di covid quella più pericolosa si sono isolati in casa quelli che peggio ancora isolati a casa col covid sapevano di un, pro di un proprio caro che combatteva il covid e magari non ce l'ha fatta nemmeno in un ospedale da solo uh, i miei auguri vanno a quelli che hanno subito questa morte sociale per colpa del covid poi gli auguri vanno, io li ho fatti a tutti, principalmente li ho fatti a tutti perché sicuramente i disagiati non saranno solo quelli che adesso sto eh, specificando eh, in questo momento, non, non saranno solo quelli, però, eh, appunto, ho eh, visto delle realtà, ho toccato delle realtà col mano che mi hanno lasciata un po' così. Ci sono delle persone che nel 2021 questo cenone non lo passeranno con i propri cari perché appunto nel 2021 certi genitori non accettano i figli perché magari gay. Un attimo solo. Cioè, potete capire? È entrato mio fratello con la macchina di mio padre, non ho capito il perché hanno fatto questo scambio di macchina. Vabbè, comunque, eh, mi sentivo chiamare, non so se si è sentito, grazie, ed era lui. Ehm... Um, non vi dirò chi Usate, mani, mi hanno chiamata non vi dirò chi non vi specificherò eh, come conosco questa persona anche perché appunto l'ho conosciuto tramite questo volontariato ci sono delle persone che stasera piangeranno perché proprio completamente sole sono dovute andare a vivere da soli perché cacciati di casa perché gay Purtroppo questa è una persona che mi ha fatto conoscere una realtà che poi mi sono svegliata e l'ho vista dappertutto anche sui social. Socialmente TikTok, c'è una, una ragazza che seguo. Però che questa ragazza, ecco, in, in occasione del Natale ha fatto pace con i genitori. Cioè, io non posso pensare che nel 2021 io, genitore, che ho creato un figlio, ho fatto in modo che crescesse nell'amore, nella giustizia, nel giusto, ecco, nel. Nella giatezza faccio in modo che diventi una brava persona. Ho paura quando si ammala, mi preoccupo quando esce di notte. Però poi eh, vengo a sapere che eh, ha dei gusti sessuali diversi dai miei e io lo caccio di casa. Questo cosa mi cambia nel giudizio di mio figlio o mia figlia? Cosa cambia in me, in un genitore? Io non voglio giustificare l'omofobia degli estranei, delle persone che incontri al lavoro, a scuola, in comitiva, in piazza, assolutamente l'omofobia fa schifo. Ma quando una cosa del genere te la fa un tuo genitore, io non lo so pensare, deve essere proprio brutto. Ecco, gli auguri li faccio a. Questo lo sparando i Petardi ed è proibito, eh! È, ill è illegale quest'anno. Io eh, il pensiero lo, lo rivolgo a loro. Mm, non ho potuto fare di più. Abbiamo fatto delle cose per non farli stare da soli, non ho potuto fare di più perché appunto non, non, si, può, non si possono invitare persone a casa per colpa del Covid. raga, Mi metto proprio paura perché ho mia nonna altrimenti. Cioè, se, fosse, se non ci fosse stata mia nonna questa persona veniva a casa mia infatti comunque passerà l'ultimo dell'anno con me in qualche modo però ecco io non, non oso pensare di non essere accettata da mamma e papà vabbè auguri a voi pensate che eh, quelli strani non siete voi ma solo loro i vostri genitori e se ne pentiranno, secondo me. Io vi auguro di pentirsene presto e nel peggior modo possibile. Vabbè, non si fanno auguri brutti in questo, vi in questo video, in questa occasione, in questa giornata. però, raga quando vedi una persona proprio mh, soffrire, quando la tocchi con mano e quando non è che ti viene raccontato solo in un film, capisci che certe realtà veramente esistono. Purtroppo non sono solo da film e io sono scioccata. Da quando sono mamma poi la cosa vi tocca ancora di più. Ma magari domani si sveglia Brian che non è più autistico e mi dice "Mamma, mi piacciono gli uomini". Ma magari. Sono scioccata. Vabbè raga, io vi saluto, vi do gli auguri a tutti 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 quelli che non ho specificato, insomma perché insomma altrimenti dovrei fare il discorso di Mattarella e non è il caso anche perché non so parlare italiano come <ride> auguri grazie per esserci un bacio ai miei amici alla mia famiglia e gli ultimi saranno i primi pure io sono un'ultima un'ultima si dice agito l'ultima cagata della giornata oh, the